Se hai appena preso la stampante 3D o comunque la stai attendendo, non puoi fare a meno di guardarti questo video perché do dei piccoli consigli per evitare eventuali problemi disastrosi per la stampante 3D. Se stai avviando per la prima volta la stampa, d'altronde il piano pulito ce l'hai, non hai sopra nessuno strato di lacca e quindi l'aderenza sarà minore. Se non è la tua prima stampa, invece, il consiglio che ti do è lascia continuamente la lacca, lascia strati e strati di lacca, lascia la lacca e non pulirlo ogni volta a fondo e non lavarlo mai. Lascia che si formi quella leggera patina ed elimina eventualmente cose che vengono sopra il piano, ridondanze o residui di PLA. Se invece avvii la stampa per la prima volta, metti molta lacca, metti un bel brim e soprattutto non fare stampe troppo lunghe. Essendoci sotto poca lacca, c'è poca adesione, l'oggetto tende a staccarsi e incurvarsi. Il PLA, come anche molti altri materiali, ha un leggero ritiro. L'unico materiale che non ho visto ancora ritirare è il TPU, poliuretano. Abbiamo avviato quindi la stampa, prepariamo il piano di stampa. La prima cosa da controllare è che non ci siano eventuali residui sopra il piano di stampa. Più che controllare che il piano sia pulito, è necessario controllare che non ci siano eventuali residui che danno fastidio, cose che toccano contro l'ugello e eventualmente possono sporcarlo. Il piano non è completamente pulito, ha sopra un bel po' di strati di lacca, l'importante è che sia bello liscio, anzi se non è appena lavato è meglio, perché appena lavato l'oggetto rischia di scollarsi molto più facilmente, invece con uno strato di lacca sopra l'oggetto rimane molto 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 più attaccato. Quindi il consiglio mio è non pulire troppo spesso il piano, piuttosto controllare che non ci siano dei residui. Una delle cose da sapere subito è andar cauto. Andar cauto nel senso che quando lanci la prima stampa devi sempre controllare prima che i microswitch o che i sensori funzionano. Ci possono essere dei casi in cui il carrello si sposta, il sensore non funziona e il carrello continua ad andare contro il profilo. Questo non danneggia al 100% la stampante 3D, ma se continua a succedere, soprattutto poi nelle prime stampe, può far sì che qualcosa si sbaglia all'interno della stampante, cioè si scalibri un po'. Importantissimo quindi prima di mandare la stampa, controlla se i sensori funzionano, sensore Y, sensore X e sensore Z. Ora la stampante comincerà a stampare e controlliamo anche quando vai in home nell'asse Y non tocchi contro il muro. Mi è capitato più volte di posizionare una stampante per la prima volta, avviare la stampa, nel mandarla in home c'era dietro il muro perché sporge il carrello, il vetro e quindi toccasse. Ora voglio lanciare una stampa per farvi vedere cosa succede e come regolare il piano di stampa. Lancio un file che avevo sopra la SD card, vedete che, come ho già spiegato in un altro video, la temperatura ora sta salendo, impostata a 220, pian piano la temperatura sale. Sopra vedete la temperatura che io imposto, sotto quella che è effettivamente. Sul piano di stampa mi segna 26, ma sopra 0, io gli ho detto vai a 0, non lo voglio usare. Vedete poi che velocità va la ventola, qua c'è il simbolo della posizione dell'X, Y, Z, sotto vedete la percentuale della la fase di stampa, cioè ora è allo 0% perché non è ancora partita, quando è metà sarà al 50%.
qua sulla sinistra vedete che sto ruotando e sto definendo la velocità di stampa standard, posso diminuire. Ha cominciato a stampare, quindi sta andando in home il carrello dell'asse Y e vedete che dietro quando tocca si ferma. Stessa cosa l'asse X e sotto l'asse Z. Guardate molto bene che appena il microswitch scatta la stampante si interrompe, si ferma lì, punto zero. Guardiamo ora, la stampante comincia a stampare il primo strato. Non ho regolato il piano volutamente per farvi vedere velocemente come posso regolarlo. Io sto sempre un po' più alto, sempre un po' più alto con l'ugello comincia a stampare, vedete che c'è molto spazio fra il piano e l'ugello e ora lo strato non va assolutamente bene, cioè la stampante non sta sforzando perché il filamento esce, quindi l'ingranaggio che trascina il filo non mangia il filamento, però cosa succede all'oggetto? Non rimarrà mai attaccato perché c'è troppo spazio, quindi il layer è troppo fine. Se io lo guardo da vicino vedrò che il layer è molto molto fine. Quindi che cosa facciamo? Io non interrompo mai la stampa in questo caso, tanto ho messo un brim bello abbondante. Vado sotto al piano di stampa, che quasi tutte le stampanti hanno dei regolatori, delle rotelline che in questo caso avvitando il piano sale. Avvitando il piano sale, quindi l'ugello schiaccia molto di più il materiale contro il piano di stampa e comincerà a cambiare il nostro primo strato e vedremo proprio che il primo strato sarà schiacciato in modo differente, sarà schiacciato di più e quindi rimarrà meglio attaccato. Io ora regolo anche la rotellina di destra e poi quelle due in fondo, le avvito sempre un attimino e tutto si autoregola, nel senso che in modo costante ho alzato il piano di stampa di probabilmente mezzo millimetro forse uno. Il primo strato ce lo guardiamo sempre e controlliamo che tutto vada bene. Io dico sempre che una volta che il primo strato esce bene, anche la stampa uscirà a sua volta bene. Guardando da vicino vediamo proprio com'è cambiato lo strato. Molto molto più uniforme. Se questi video ti sono piaciuti metti un bel like, soprattutto condividilo, spero di riuscire a dare delle informazioni interessanti a tutti quelli che si avvicinano alla stampa 3D.